Bentornati a una nuova edizione di TG Chrome. Si sono appena concluse le manifestazioni per il 74esimo anniversario della liberazione. Il tradizionale corteo è partito alle 10:30 dalla chiesa di San Luca per dirigersi in piazza del comune attraversando i corsi Garibaldi e Campi. Presenti bandiere e striscioni dei vari partiti politici e delle sigle sindacali. A chiudere la pacifica marcia, i referenti dei centri sociali che, come di consueto, si sono fermati sul perimetro della piazza a gridare i loro proclami sotto l'occhio vigile di un cordone cospicuo di forze dell'ordine, già al lavoro questa mattina presto per verificare alcune scritte apparse sui muri della città con le quali si chiede la liberazione del compagno Tommy, l'esponente del Cavarna in carcere per aver aggredito agenti di polizia. Sul palco allestito davanti al comune numerose le autorità, tra le quali il presidente dell'ANPI Giancarlo Corrado e il sindaco Gianluca Galimberti, che ha tenuto un accorato discorso sulla centralità della memoria, sulla libertà dalla paura e sulla lotta ad ogni forma di discriminazione di fronte a una piazza silenziosa, partecipe ma non particolarmente folta. La cerimonia si è conclusa in cortile Federico II, dove sono state esposte le foto di tutti i caduti cremonesi della Resistenza. Passiamo alla cronaca ciclabile di Via Mantova. I lavori proseguono tra critiche e polemiche il servizio di Lucilla Granata. Ciclabili e polemiche, un binomio ormai consolidato e così puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le critiche anche a quella di Via Mantova di cui sono in corso i lavori. Il cantiere è aperto da circa una settimana ed è stato già bersaglio di feroci commenti, soprattutto sui social dove la polemica scorre quotidiana e velocissima. Le lamentele riguardano per cominciare i parcheggi che al momento sarebbero ridotti, la conseguente difficoltà a parcheggiare, passando per un'analisi a prioristica delle ripercussioni negative che tutto ciò avrà per le attività della zona, che ne saranno certamente penalizzate, ma non manca anche il cavallo di battaglia dei critici, quello della sicurezza, oltre a chi sostiene che peggiorerà, anche se non è chiaro come, il trasporto pubblico. Il quadro catastrofico è servito. Volendo guardare il lato positivo, alla fine dei lavori la situazione potrebbe solo essere migliore di quella immaginata. Attentati in Sri Lanka, la comunità cremonese dei Cingalesi ha organizzato una messa per ricordare le vittime. Il servizio di Mauro Faverzani. Non siete soli. Così Don Alberto Mangili, parroco della chiesa di San Gioacchino a Bosco ex Parmigiano, si è rivolto ieri alla comunità cingalese, presente e numerosa alla Santa Messa celebrata in memoria delle vittime degli attentati terroristici verificatisi a partire dal giorno di Pasqua contro i cristiani in Sri Lanka. È stata una bella messa, è stata molto significativa, perché comunque alcune famiglie in Sri Lanka hanno perso molti cari e soprattutto erano bambini. Non voglio immaginare come stavano i genitori. Sinceramente non ce l'aspettavamo da questo atteggiamento. Non capisco il loro odio verso la nostra religione. Si è trattato di una celebrazione anche emotivamente molto partecipata, durante la quale la comunità cattolica cremonese ha abbracciato quella cingalese partecipando del terribile lutto. È il gesto più vero che si doveva compiere nei confronti di un popolo cristiano, di una comunità, di una chiesa così efferatamente e tragicamente colpita. C'è stata una presenza che non mi aspettavo e abbiamo voluto proprio esprimere a loro e attraverso di loro, ai fratelli cristiani nello Sri Lanka, la nostra stessa appartenenza e la nostra condivisione proprio nella fede del dolore e del buio della prova che è stata loro chiesta. Il sospetto è che il governo sapesse che non si è intervenuto. Ci sarà tempo per ricostruire come realmente siano andate le cose. Ora però è il momento del lutto, è il momento della preghiera. Le notizie dall'Italia, celebrazioni del 25 aprile anche a Roma, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, si è recato all'Altare della Patria, dove ha deposto una corona, dando inizio alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile, festa della liberazione dal nazifascismo. Presenti le alte cariche dello Stato, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.
Alla fine decide Conte, il Presidente del Consiglio prende in mano le redini sul caso Siri e nel pomeriggio di ieri ha fatto sapere che sarà lui a decidere sulla permanenza del vice sottosegretario del governo dopo averlo incontrato e averci parlato. Il Premier non ha nascosto comunque che ritiene legittima la posizione dei 5 Stelle che ieri sono tornati a invocare l'allontanamento del sottosegretario. Le notizie dal mondo: gli operai impegnati nel cantiere allestito attorno alla guglia della cattedrale di Notre Dame fumavano sulle impalcature violando le norme, lo ha ammesso Le Bras Ferrer, la società edile che ha montato le impalcature. L'azienda però esclude che il comportamento dei dipendenti abbia provocato l'incendio che ha gravemente danneggiato l'edificio. È iniziato con una stretta di mano il vertice di Vladivostok tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin. Come ha riportato dall'agenzia russa TASS, i due si sono salutati con una stretta di mano e poi hanno posato per le foto di rito. Quindi hanno varcato insieme la sede dell'Università Federale dell'Estremo Oriente, dove si terrà il vertice al centro del summit, la questione nucleare nella penisola coreana. Siamo allo sport, la Lazio conquista la sua 10ª finale di Coppa Italia e proverà a vincere il trofeo per la 7ª volta il 15 maggio all'Olimpico contro l'Atalanta e la Fiorentina che giocano questa sera la loro semifinale di ritorno. Questa per noi era l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Crom torna domani sempre alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti, arrivederci.